Ok, iniziamo oggi a discutere della funzione esponenziale, che insieme alla sua inversa, la funzione logaritmica, scusate, ha un ruolo fondamentale in matematica, anche per le sue implicazioni in ambito delle scienze. Per esempio, sicuramente, oddio, penso che abbiate già sentito parlare di popolazioni batteriche. Ci sono colture di batteri, che sono microrganismi, che si riproducono in presenza ovviamente di un'adeguata dose di cibo molto rapidamente. Immaginate di avere una popolazione iniziale di un centinaio di batteri e che, per semplificare le cose, si raddoppiano. Ogni ora. Quindi ogni elemento della popolazione attuale dà luogo ad altri due individui. Questo, ripeto, avviene fin tanto che c'è cibo a disposizione per tutti. Poi questo tipo di crescita ovviamente si smorza a causa della carenza di cibo. Ma semplifichiamoci la vita. Quindi, se immaginiamo di andare a fare delle misure dell'abbondanza della nostra popolazione batterica in funzione del tempo. Quando il nostro cronometro segna 0 ore, abbiamo 100 elementi. Dopo un'ora ne avremo 200. Dopo 2 ore, 400. Dopo 3 ore, 800. Dopo 4 ore, 1600. Potete osservare abbastanza elementarmente, ogni salto orario la popolazione viene moltiplicata per 2, proprio in virtù della capacità di questi batteri di riprodursi rapidamente. Quindi, se immaginiamo il salto temporale dal tempo T0 a 4, ok? La nostra funzione viene moltiplicata, la popolazione iniziale, voglio dire, per 2 alla quarta. Ok? D'accordo? Quindi, se dovessimo andare a indicare con n di t la popolazione t ore dopo l'istante 0, avremo la popolazione iniziale, i nostri 100 batteri, per un numero di raddoppiamenti, se si può dire così, che dipende da quante ore sono trascorse. Ogni ora c'è un fattore 2. Quindi ho 2 la prima ora, 2 la seconda, eccetera, eccetera. Quindi dopo t ore ho 2 alla t come fattore moltiplicativo del numero iniziale. D'accordo? Ecco, questa funzione com'è fatta? Cioè, la relazione che mi dice l'ammontare della mia popolazione in funzione del tempo ha un valore costante, la popolazione iniziale, che è il nostro n0, che sarà quello che sarà, non ci importa. Ma focalizziamo l'attenzione su questo fattore. Questa è una potenza, come potete osservare. E com'è fatta? Beh, ha una base fissa, costante. E invece ha come variabile l'esponente. L'esponente cambia nel tempo, quindi è variabile. Una funzione di questo tipo, che abbia la base fissa e l'esponente variabile, prende il nome di questa qui, fatemela inquadrare. Funzione esponenziale. Ci siamo? Quindi, come potremmo definire una funzione esponenziale? Una funzione esponenziale è data da una potenza o un multiplo di una potenza, dove quello che varia non è la base, ma è l'esponente.
sottolineo la differenza su un'altra funzione parente stretta di questa. Fatemelo scrivere qua sotto. Mettiamo un nota bene. Immaginate di avere, che ne so, y uguale a x alla seconda, cioè invertiamo i due ruoli, ok? Questa è una potenza. E sommando diverse potenze è quello che chiamiamo polinomio. Qui il ruolo delle variabili è invertito. Qui abbiamo la base della potenza che cambia e rimane fisso l'esponente. È chiara la differenza? Quando una funzione di questo tipo la chiamo potenza, qui il grafico è una parabola, insomma, l'ho incontrata già diverse volte. Se invece a essere fisso è l'esponente, è la base, ma nel caso di prima che era 2, e cambia l'esponente, parlo di funzione esponenziale. Ok? Andiamo a dare un'occhiatina un pochino più in dettaglio di come è fatta questa funzione. Fatemi ricordare, perché è fondamentale perché le useremo spesso, trattandosi di potenza, andiamo a rivedere le proprietà delle potenze. L'abbiamo vista diverse volte, l'ultima volta che l'abbiamo vista in realtà era quando abbiamo parlato dei radicali, ma le rivediamo. Come è definita una potenza? A alla n, dove A è un numero reale e n anche, un intero, che significa fare la potenza di un numero? Significa moltiplicarlo per se stesso un numero n di volte. Ok? Questo se n è intero. Poi questa proprietà si estende anche ai numeri frazionari e ai numeri negativi. Quali sono le proprietà delle potenze definite in questo modo? Intanto se ho una potenza data da un prodotto di due potenze con basi uguali ma diverso esponente, questa mi dà lo stesso risultato della potenza che ha la stessa base delle prime due e come esponente la somma degli esponenti. Niente di nuovo. Se invece divido due esponenti, due potenze con la stessa base ma esponente diverso, allora è equivalente a fare una potenza con la base uguale alle prime due ma con la differenza di esponenti ad esponente. Infine, anzi, inoltre, se faccio la potenza di una potenza, quello che ottengo è la potenza con la stessa base della prima e come esponente il prodotto degli esponenti. Vado veloce perché sono convinto di non dire niente di nuovo. Inoltre, la potenza e il prodotto sono in questo caso commutativi. Se ho due numeri moltiplicati l'uno per l'altro e faccio la potenza e il prodotto, è la stessa cosa che prendere prima le potenze dei due fattori e poi fare il prodotto. Idem per la divisione. Se ho A diviso B tutto elevato alla n, ottengo lo stesso risultato che se faccio prima la potenza del numeratore, del denominatore, poi faccio la divisione. Qui basta però che b deve essere diverso da 0 e qui a deve essere diverso da 0. Ok? In conseguenza di questo, un'altra nota bene, a alla 0 mi dà 1. Se anche qui A è diverso da 0. Perché? Come faccio a interpretare questo risultato? Beh, A alla 0 posso pensarlo come A alla n meno n, qualunque sia n. Ma A alla n meno n lo posso pensare come A alla n diviso A alla n.
dato che per la divisione devo sottrarre gli esponenti. Quindi questa è la stessa cosa che fare a alla n fratto a alla n, ma se in una frazione il numeratore e il denominatore sono la stessa cosa, il risultato è 1. Ecco perché a alla 0 fa 1, qualunque sia a diverso da 0. Se anche a è 0, ho quello che si chiama una forma indeterminata e la vedremo probabilmente l'anno prossimo. Servono strumenti più ricchi dell'algebra. Ok? Sempre sfruttando la proprietà della divisione tra potenze con la stessa base, possiamo anche andare a vedere come interpretare a alla meno n. Cioè, cosa succede se ho una potenza con un esponente negativo? Questa posso pensarla come a alla 0 meno n. Niente mi impedisce di farlo. E questo posso pensarlo come a alla 0 diviso a alla n, ma a alla 0 vale 1. Quindi questo lo penso come 1 diviso a alla n, cioè 1 fratto a alla n. Quindi una potenza con esponente negativo è equivalente a una frazione dove al numeratore ho 1 e al denominatore ho la stessa potenza con l'esponente di segno pari, di segno positivo. Quindi possiamo anche scriverlo in questo modo: a alla meno n posso pensarlo come 1 fratto a alla n. O ancora più in generale, se ho una potenza, una frazione a fratto b alla meno n, questo è pensabile come b fratto a alla n. Posso cambiare il segno dell'esponente invertendo numeratore e denominatore. Chiaramente b deve essere diverso da 0 e a anche. Ok? Facciamo ancora un passetto e riassumiamo quanto abbiamo visto l'anno scorso con i radicali. La funzione inversa dell'esponente della potenza, quindi, è la radice. Abbiamo già visto che se dire che la radice quadrata di A vale B, significa dire che B alla seconda ci dà A. In questo caso, irradicando, essendo una radice pari, A deve essere maggiore o uguale a 0. In generale, la radice n-esima di A mi dà B se e solo se B alla n vale A. Ok? Questa grandezza è calcolabile, okay, se n è pari, allora A deve essere maggiore o uguale a 0, l'abbiamo visto prima. Perché se un esponente pari, la potenza dà comunque un segno più e non può dare mai un valore negativo. Se n è dispari, allora non ho problemi sul segno di A. Possiamo interpretare la radice come una particolare potenza. Perché? Andiamo, beh, lavoriamo direttamente su questo. Okay, la radice B, fatemi vedere a che punto siamo arrivati. Se la radice n-esima di A è un numero B tale che B alla n è A, allora B posso interpretarlo come una particolare potenza di A, chiamiamolo A alla x. Quanto vale x? Beh, la risposta ci viene da questa relazione. Se b alla n deve valere a, allora al posto di b metto a alla x, quindi a alla x alla n deve darmi a. Ma qui ho potenza di potenza, quindi a alla n volte x fa a, cioè a alla 1, cioè nx vale 1, quindi x
vale 1 fratto n. Morale della favola, la radice ennesima di a, posto che esista, posso pensarla come a alla 1 fratto n. Quindi abbiamo esteso le potenze anche al caso che include le esponenti frazionari, che altro non sono che le radici. Ok? Sono domande fin qua? Detto questo, sono andato veloce perché sono cose che sappiamo già, come esiste negli anni precedenti, ritorniamo alla nostra funzione, quella di partenza dei nostri batteri, e concentriamoci sulla parte esponenziale, bene zero non ci interessa un granché. Concentriamoci su questa. Immaginiamo quindi di prendere la funzione y uguale a 2 alla x. Calcoliamo in alcuni punti. Qui mettiamo la x, qui mettiamo la y. Se x è 0, quanto vale y? Vale 1, abbiamo già visto che a alla 0 fa 1 qualunque sia a diverso da 0. Se x vale 1, y vale 2 alla 1, che fa 2. Se x vale meno 1, alla meno 1 fa un mezzo. Ricordate la proprietà che abbiamo visto prima, se l'esponente è negativo, non faccio altro che invertire numeratore e denominatore. 2 alla, me 2 alla meno 1 è 1 su 2 alla 1, quindi un mezzo. Se x vale 2, y vale 2 alla 2 che fa 4. Se vale meno 2 fa un quarto e così via. Se mettiamo in grafico questo comportamento, abbiamo una cosa di questo tipo, vediamo se riusciamo. La nostra x, qui c'è y, 0, 1, 2, meno 1, meno 2, 1. Allora, fatemelo segnare in rosso, in 0 vale 1, se x è 1, y è 2. Se meno 1 è un mezzo, se 2 è 4, se meno 2 è un quarto. Quindi l'andamento è un andamento di questo tipo. È una curva che ha una crescita molto ripida. Ok? Un'altra cosa che possiamo osservare è che 2 alla x è positiva qualunque sia x, non ci darà mai un risultato negativo. Questo è importante. E neanche nullo, non c'è nessuna potenza che posso mettere ad esponente di 2 in modo tale che 2 alla x faccia 0. Quindi questa funzione, se vado verso i numeri negativi, si avvicina sempre all'asse delle x, ma non lo interseca mai. Se vado invece verso i numeri positivi diventa sempre più grande, ha una crescita molto molto veloce. È chiaro che analogamente, facciamo un altro esempio, se prendo, che ne so, 3 alla x invece di 2 alla x, la cosa è del tutto analoga. Se x è 0, y è 1, se x è 1, y è 3, se meno 1 è un terzo, se 2 è 9, se è meno 2 è un nono. Ok? Quindi avrò sempre un andamento simile a quello di prima, con una crescita molto ripida, che passa sempre per il punto 0, 1. Ok? Tutto chiaro fin qui. Ma vediamo che succede se consideriamo questa funzione.
Immaginate che la base, pur essendo positiva, sia un mezzo. Anche questo è un esponenziale. Se x è 0, y è sempre 1. Se x è 1, stavolta y è un mezzo. Se x è meno 1, un mezzo alla meno 1 fa 2. Se x è 2, questo è un quarto. Se x è meno 2, questo è 4. Di conseguenza somiglia molto a quella di prima, ma è invertita. Quindi il suo grafico, vediamo se riesco a riprodurlo qui velocemente. Scriviamo x, 0, 1, 2, meno 1, meno 2. Allora, abbiamo appunto 0, 1, 1, un mezzo, 2, un quarto, meno 1, 2, meno 2, 4. Quindi abbiamo un andamento analogo al precedente, ma asimmetrico, come se i due grafici si fossero specchiati sull'asse delle y. Vi rimostro quello di 2 alla x. Quindi abbiamo, in sostanza, fatemeli rifare qua sotto, anzi, facciamo così, ricopio questo, eccolo qui, abbiamo, questo è 2, anzi, scusate, un mezzo alla x, e in blu metto 2 alla x. Sono proprio simmetrici. Perché? Beh, un mezzo alla x, qualunque sia x, posso pensarlo come un mezzo è 2 alla meno 1. E quindi ho una potenza di potenza, moltiplico gli esponenti, ho 2 alla meno x. Quindi invertire la base della potenza equivale a cambiare il segno dell'esponente. Ok? Non solo, ma se, come in questo caso qui, la base è più grande di 1, la funzione è sempre crescente. Cioè l'aumentare della x aumenta anche la y. Se invece la base è più piccola di 1, all'aumentare della x la y diminuisce. Quindi in generale, è chiaro fin qua, in generale abbiamo visto che se abbiamo una funzione y, chiamiamola a alla x con a maggiore di 0, allora ho un andamento di questo tipo, su un grafico come questo, crescente se a è maggiore di 1. Viceversa, ho un andamento decrescente, sempre che passa per 0,1, capiamoci, lo diciamo in verde, ecco, di questo tipo, se a è compreso tra 0 e 1. Ok? Attenzione, questa differenza diventerà importante quando dovremo risolvere le disequazioni esponenziali. Ok? Che succede se a fosse 1? Cioè, qual è il caso limite tra i due? Se ho una funzione del tipo y uguale ad a alla x con a1, quindi 1 alla x, che funzione è? Proviamo a fare il grafico. Quanto vale 1 alla 0? Vale 1. Qui fatemi segnare, vediamo 1, 2, qui c'è 0, 1, 2, 3, meno 1, meno 2. Quanto vale 1 alla 1?
1 al quadrato? La funzione è una funzione costante. Vale 1 qualunque sia la x. Quindi il caso limite tra quello con a più grande di 1 e a più piccolo di 1 è il caso della funzione costante che passa per 0,1. Ok? È chiaro questo concetto? Attenzione, visto che siamo in tema di esplorazione della base, attenzione, posso avere una funzione del tipo y uguale a meno 2 alla x, cioè l'esponente, la base nella funzione esponenziale può essere negativa. Che cosa succederebbe se fosse negativa? Se x vale 1, beh, allora non ho problemi, y vale meno 2. Ok? Se x è 0, ancora più semplice, y vale 1. Ma se x valesse un mezzo, quanto vale y? Abbiamo già visto che in questo caso y sarebbe la base che è meno 2 alla x che è un mezzo, cioè la potenza un mezzo è la radice quadrata di meno 2, questa non è un numero reale, questa non esiste. Quindi se avessi una base negativa non sono sempre sicuro di riuscire a calcolare la funzione. Per questo motivo, questo no, per questo motivo, nella funzione esponenziale y uguale ad a alla x, la base non può essere né negativa né nulla. Questo è un vincolo fondamentale. In tutte le funzioni esponenziali non avrò mai una base nulla o negativa. Ok? Perché? Perché se avessi una base negativa, la funzione ha un'infinità di buchi, cioè di punti dove non posso calcolarla. Quindi non la potrei neanche rappresentare graficamente. D'accordo? Detto questo, immaginate, torniamo alla nostra funzione di prima, di avere, che ne so, facciamo quella semplice, 2 alla x, ok? Che abbiamo già visto che il suo grafico è fatto in questo modo, fatemi disegnare in verde, così, e passa per il punto 0, 1. Okay. Attenzione, qualunque sia a maggiore di 0, comunque a alla x è sempre positivo. La base nella nostra potenza è positiva e il risultato della potenza è positiva, qualunque sia x. Quindi il grafico della nostra funzione 2 alla x è tutto sopra l'asse delle x. Ok? Fino adesso abbiamo scelto il valore della x e abbiamo calcolato la y. Potrebbe, e si presenterà, l'esigenza di fare l'inverso. Cioè di chiedersi, per esempio, faccio un caso semplice, per quale x la nostra funzione, cioè 2 alla x, vale per esempio 8. Ok? Qui perché è un caso semplice? Perché 8 è una potenza di 2, quindi 8 posso scriverlo come 2 alla terza.
e quindi ho 2 alla seconda, alla x, scusate, posto uguale a 2 alla terza. È chiaro che, come vedete dal grafico della funzione, per ogni valore di x ho un solo valore di y. Questo si dice che una funzione è crescente e univoca, per ogni x c'è un solo y e viceversa. Okay? Quindi ho un solo numero che messo ad esponente di 2 mi dà 2 alla terza, che è 8. Quindi in generale, se ho la stessa potenza a sinistra che a destra, con la stessa base, anche gli esponenti avranno lo stesso valore. Quindi x uguale a 3. Se volete, è l'equivalente di dire, beh, mettiamo qui che il numero 3 sia qui, questo sia il numero 8, perdonate la scala, ma non fa niente, equivale a intersecare il nostro grafico con la retta y uguale a 8. In questo punto la retta y uguale a 8 interseca la retta y uguale a 2x e questo mi individua il punto che è soluzione. Okay. Questo in generale è la tecnica con cui si risolvono le equazioni esponenziali. Quindi ho A alla x uguale a b, questo è il prototipo di equazione esponenziale elementare. Quindi non faccio altro che interpretarla in termini grafici, per esempio. Prendo il grafico della funzione a alla x e lo interseco con la retta y uguale a b, come abbiamo appena fatto. Abbiamo la nostra funzione esponenziale, a alla x, e questa, e la retta orizzontale. Questa, y uguale a b, dove i due grafici si intersecano, ho la soluzione. Attenzione, per come abbiamo costruito la funzione esponenziale, è chiaro che, mettiamo un nota bene, la soluzione esiste solo se B è positivo. Se B è negativo, l'equazione A alla x uguale a B è impossibile. Non ha soluzione. Perché? Perché i due grafici in quel caso Scusate, questo la volevo in rosso. Ecco, io ho una y uguale a b negativo, i due grafici non hanno intersezione. Questo grafico non interseca mai questo, perché il grafico verde, l'esponenziale, non va mai sotto l'asse delle x. Questo vi ricordo che è a alla x. Ok, quindi ho soluzioni solo se l'esponenziale è posto uguale a un numero positivo, altrimenti la soluzione non c'è. Sono domande? Ok, quindi in generale posto che io abbia un esponenziale decente, cioè una base adeguata, se a è maggiore di 0, okay, e aggiungiamo anche a diverso da 1 per escludere il caso banale in cui è una funzione costante, l'equazione dove ho a elevato a un esponente, chiamiamolo b, uguale ad a elevato a un altro esponente uguale a c, si risolve ponendo b uguale a c. Sono
cioè ho la stessa potenza a parità di base solo se ho gli stessi esponenti. Quando è che questo diventa un'equazione esponenziale? Quando B e C dipendono da x. Quindi la tecnica risolutiva delle equazioni esponenziali sarà quella di ridursi a questo caso, cioè avere a sinistra e a destra due potenze con la stessa base. D'accordo? Aggiungo ancora questo pezzettino di considerazione generale e poi passiamo agli esercizi, o li faremo un'altra volta. Che cosa succede se, facciamo un'altra nota bene, se a destra ho un numero che non è una potenza di A, supponiamo. Che succede se 2 alla x, invece che essere uguale a 8, è uguale a 7? Quindi posso risolvere l'equazione? Sì, perché? Perché 7 è positivo. Essendo 7 positivo, esiste la soluzione. Non faccio altro che graficamente la vediamo subito. Immaginate di avere dove 2 alla x, l'avevamo scritto prima, eccolo qua. Anziché intersecarla con y uguale a 8, intersechiamo con y uguale a 7, sarà un numerino un pochettino più a sinistra. Il problema è che non posso qui esprimerlo in modo, tra virgolette, semplice. Ho bisogno, per avere la soluzione x, ho bisogno della funzione inversa dell'esponenziale, la funzione logaritmo. Che però vedremo una delle prossime volte. Per adesso l'essenziale sugli esponenziali l'abbiamo vista. Okay? Sappiate che il logaritmo interviene quando, per esempio, devo risolvere equazioni di questo tipo, cioè dove a destra non riesco, pur essendo un valore legittimo che mi dà soluzioni, non è però una potenza della stessa base di quello che ho a sinistra dell'uguale. In quel caso ho bisogno di una per esprimere la soluzione, ho bisogno di una funzione che è l'inversa dell'esponenziale e prende il nome di logaritmo. Ok? Come siamo con? Vediamo se immaginate, prego, vediamo se velocissimamente riusciamo a fare questo un esercizio che trovate a pagina 492. Immaginate di avere questa equazione, 4 per 3 alla x uguale a 4. Qui la cosa più semplice è divido tutto per 4, a destra e a sinistra, e ottengo 3x uguale a 1, ok? 1 posso scriverlo come 3 alla 0. 1 è la potenza con l'esponente 0 di qualsiasi base, quindi 3 alla x fa 3 alla 0 se x vale 0. E questa è la soluzione. Ok? Altro esempio un po' meno banale, immaginate di avere questa equazione 7 elevato alla x più 2 più 7 uguale a 0. Ah, si chiamano, non l'avevo detto, si chiamano equazioni esponenziali tutte quelle che in almeno un termine hanno l'incognita esponente. Qui cosa facciamo? Beh, portiamo questo 7 a destra. Quindi ho 7 alla x più 2 uguale a meno 7. Questo è negativo. Questa equazione è impossibile. Perché a sinistra abbiamo una potenza, un esponenziale, scusate, che dà un risultato sicuramente sempre positivo. A destra abbiamo un numero negativo. Ciò che ho a sinistra non sarà mai uguale a ciò che ho a destra dell'uguale. Questa non ha soluzione. Vediamo se riusciamo a farne ancora uno.
9 alla x uguale a 3 alla seconda, questo è l'ultimo. Qui a sinistra ho una base 9. Conviene esprimere il 9 in termini di potenza di 3. Quindi ho 9 che è 3 alla seconda elevato alla x, che fa 3 alla seconda. Qui ho potenza di potenza, quindi ho 3 alla 2x uguale a 3 alla 2. Adesso ho la stessa base a destra e a sinistra, quindi eguaglio gli esponenti 2x uguale a 2 per gli amici x uguale a 1 e questa è la soluzione. Ok? Se non ci sono domande, per oggi mi fermo qui.